Buonasera a tutti e benvenuti da Cubo, il museo di impresa del gruppo Unipol. Ultimo incontro di Cibo Futuro e Città, tre appuntamenti che abbiamo dedicato al tema della sostenibilità ambientale e alimentare. Oggi parleremo di agricoltura urbana, con noi il professor Giovanni Bazocchi, ricercatore presso l'Università di Bologna, e la nostra collaboratrice Francesca Gamberini. Grazie, vi passo subito la parola, buona serata. Buonasera a tutti, grazie anche questa sera di essere qua. Buonasera Giovanni. E questo è il terzo e ultimo incontro di questa rassegna in cui abbiamo parlato di cibo, di città e di futuro. Nel primo incontro abbiamo parlato proprio nello specifico di quello che è l'avanguardia del cibo e della ricerca sulle possibilità alternative all'agricoltura tradizionale. Nel secondo incontro invece ci siamo occupati delle food policy, quindi di quello che è l'aspetto di politica e di gestione del cibo e dell'approvvigionamento di cibo e dello smaltimento del cibo nelle città. Questa sera sono molto contenta di avere Giovanni Bazocchi, che è agroecologo all'Università di Bologna e che racconterà nello specifico quello di cui abbiamo un po' accennato anche nei primi due incontri, cioè di che cos'è l'agricoltura urbana, che possibilità ci sono, che storia ha e che cosa sta succedendo. Soprattutto la cosa che mi piace molto di questo incontro è che Giovanni sta portando avanti dei progetti molto concreti. Che già sono in atto da un po' di anni e legati all'agricoltura urbana proprio qua a Bologna, quindi ovviamente mi fa doppiamente piacere. E benvenuto Giovanni. Non si sente, quindi devi attivare il microfono su in alto. Grazie, Ecco. buonasera a tutti. Allora, come dicevo appunto, tu porti avanti vari progetti, quelli che sono contenuti nel titolo di questo incontro in particolare sono Rescue Hub e Foodie. Partirei da questo così contenitore che è Rescue Hub e poi insomma comincia tu a raccontarci un po' che cos'è l'agricoltura urbana e come state portando avanti i vostri progetti. Bene, grazie intanto di avermi invitato. Sono molto contento di poter parlare delle cose che facciamo, perché spesso si fa tanto e se ne si parla poco. Ogni tanto serve anche per fare un po' il mente locale, diciamo, su quello che si sta facendo. Il Rescue Hub è un centro studi dell'Università di Bologna, in particolare afferente al Dipartimento di Scienze, Tecnologie e Agroalimentari. Ed è un centro studi sull'agricoltura e biodiversità in ambiente urbano. Cioè ha come oggetto di studio, nello specifico il territorio di Bologna, ma comunque la città come ambiente in cui coltivare e coltivare in maniera sostenibile. In particolare, ovviamente, per quanto riguarda poi, la biodiversità. Ed è un argomento di studio che come dire, ci sta appassionando ormai da diversi anni e che mette al centro proprio la questione del cibo e della sostenibilità. Il cibo è sostenibilità, non può essere altrimenti, l'abbiamo ormai capito da anni perché diciamo, i sistemi di produzione, ma diciamo, tutta la filiera del cibo a livello internazionale, è ormai chiaro che è insostenibile da molti punti di vista, no? Da un punto di vista ovviamente ambientale, sappiamo l'impatto, credo che ne abbiate parlato appunto anche negli incontri precedenti, l'impatto che il settore agricolo, o meglio appunto il settore food in generale, ha per quanto riguarda in particolare i gas climalteranti, quindi l'emergenza climatica ed ecologica. Ma anche insostenibile da un punto di vista ambientale, da un punto di vista della biodiversità specificamente, e poi anche da un punto di vista però sociale e sempre più anche da un punto di vista economico. L'abbiamo visto anche un po' con l'ultima crisi, con la crisi della pandemia, quando soprattutto nella prima fase, nel primo lockdown. Beh, insomma, una certa preoccupazione per la tenuta, per la resilienza del sistema cibo c'è stata e devo dire non ingiustificata, una preoccupazione reale, che per fortuna, anche perché tutto sommato il lockdown alla fine
non è durato tantissimo nella prima fase, è diminuito quantomeno di intensità, è stata superata, ma ha messo a fuoco le debolezze del sistema cibo attuale. E devo dire che per noi è stata anche nella grande, ovviamente, sfortuna generale, però un'occasione per capire appunto alcuni punti deboli di questa filiera del cibo. In particolare poi il centro studi appunto si occupa, diciamo così, della sostenibilità di nuovi sistemi del cibo, cioè di quei sistemi del cibo che hanno a che fare con la città. Quello che nel centro studi cerchiamo di focalizzare è proprio la relazione con il territorio. Per cui ci occupiamo dei sistemi del cibo, li chiamiamo sistemi del cibo città-territorio, proprio per mettere in risalto il rapporto che, come dire, noi cittadini abbiamo talvolta senza accorgercene, anzi purtroppo molto senza accorgercene, con il cibo e con i sistemi di produzione e anche tutta la filiera del cibo. E poi cerchiamo però di imparare, di studiare, di ricercare su questi temi, diciamo così, facendo, perché abbiamo questa impostazione, che ovviamente è un'impostazione necessaria nel campo agricolo, anche se non sempre attuata, ma che è un'impostazione che abbiamo anche proprio noi come gruppo, che non ci interessa ricercare, imparare, studiare, ma ci interessa anche agire sul territorio Fare. e cercare di mettere, insomma, insieme l'aspetto attivo con l'aspetto riflessivo, se vogliamo dire così. Cerchiamo di tenere insieme questi aspetti, insomma. Cibo e sostenibilità con un approccio attivo. Sì, una delle Se cose, tra volete. l'altro, che in effetti è successo in Italia, per dare un cenno storico, è proprio quella di questo stacco, no? Dal mondo agricolo al mondo industriale. C'è stato proprio l'abbandono delle terre e dell'agricoltura, ma anche proprio un rifiuto di tutto quello che era il mondo contadino, almeno fino agli anni 60, dagli anni 50, 60 in poi, che adesso sta tornando invece fuori e sta tornando fuori come diciamo una cicatrice chiusa e difficile da recuperare, perché le nuove generazioni fanno fatica a ricordare o a riconoscere che l'agricoltura può essere anche di prossimità e addirittura dentro la città. Sì, tanto questo è proprio uno dei punti essenziali, del motivo per cui abbiamo messo al centro della nostra attenzione la città, non tanto intesa come, non solo perlomeno intesa come, come dire, territorio urbano, ma intesa anche come proprio cittadini e quindi il rapporto o il non rapporto, purtroppo, che abbiamo con ciò che mangiamo. Basti pensare proprio a un aspetto molto semplice, che è un aspetto che a volte viene considerato secondario in tutta, diciamo, questa problematica del cibo, che è un aspetto puramente culturale. Se, non so, i miei nonni pensavano al cibo, probabilmente pensavano a un campo, della frutta, eccetera, eccetera. Mi rendo conto che io stesso, se comincio a pensare al cibo, immagino cose confezionate che stanno su uno scaffale di un supermercato e quindi è un cambiamento epocale, se ci pensiamo. Cioè, solo l'immagine che abbiamo del cibo è cambiata totalmente negli ultimi 50 anni. E questo è un indice, tra l'altro, secondo me importante, proprio della crisi del sistema agricolo-industriale. Anzi, è quello da cui mi piace spesso partire anche quando faccio lezione, quando faccio degli incontri, perché credo che sia proprio
il terreno comune dal quale si possa partire proprio tutti. Cosa mangiamo? Sappiamo cosa stiamo mangiando, sappiamo di cosa è fatto, sappiamo se ci fa bene, ci fa male, eccetera. Da dove viene? Da dove viene, Come è quando coltivato? Poi viene. sì, no, non tutti i pomodori sono uguali, non tutte le insalate sono uguali, non, Esatto. certamente. Se ho sentito parlare di ciliegie di serra non molto tempo fa dal fruttivendolo, insomma, queste sono di serra, insomma, le ciliegie, fa un po' fatica a pensare che A siano in serra. pensare che un albero stia in una serra, esatto, sono di Esatto, no? dimensioni Questo dà enormi. l'idea, ma da parte di persone anche di una certa età, quindi questo dà l'idea di quanto ci siamo completamente distaccati, di come ci sia una cesura fra ciò che tutti i giorni mangiamo e l'idea che abbiamo di ciò che mangiamo, cioè la consapevolezza che abbiamo di ciò che mangiamo. Quindi voi agite in che modo? Perché ci sono più canali, diciamo, uno è, a questo punto è anche, diciamo, un aspetto educativo della vostra azione e quindi immagino che coinvolgiate, vabbè, gli studenti chiaramente dell'università, ma anche i cittadini, no? Dicevi prima. Sì, assolutamente. Se volete, se possiamo partire col primo gruppo di immagini, perché parlano spesso molto più le immagini, ovviamente, del mio viso. Ecco. Come gruppo, come centro studi, siamo partiti, paradossalmente dall'estero, siamo partiti da progetti di cooperazione in giro per il mondo, in particolare in paesi in via di sviluppo, il gruppo in particolare che fa capo all'attuale direttore del centro studi, che è il professor Prosdocimi Gianquinto, ha messo a punto nel corso dei primi anni 2000 tutta una serie di sistemi idroponici fuori suolo, quindi dei sistemi in teoria altamente tecnologici, ma che come vedete possono essere sviluppati anche con materiale assolutamente Di riciclo. di riciclo, no? Quindi bottiglie che purtroppo si trovano veramente ovunque, legno, metallo di scarto, eccetera, eccetera. Questi sistemi idroponici, questi piccoli sistemi, piccoli, relativamente piccoli, sono stati sviluppati in città, qui siamo in Brasile, per esempio nel nord-est Brasile, a Teresina, che è la capitale del Piauí, appunto, uno stato del nord-est Brasile, dove, come vedete, appunto, si è cominciato a lavorare. Io ci sono stato nel 2011, se non ricordo male, quando questi sistemi erano già in opera. E si è cominciato a lavorare soprattutto con donne, in situazioni di emergenza dal punto di vista proprio alimentare, della sicurezza alimentare. Non si mangiava quasi mai verdure fresche perché era impossibile o comunque non conosciuta le tecniche di coltivazione delle verdure sostanzialmente. E si è fatto un po' di lavoro. Come vedete, qui siamo in Perù invece. Queste esperienze hanno permesso, con questi semplici sistemi, appunto, di prendere coscienza. Qui siamo in pieno deserto, in Mauritania, non si era mai vista un'insalata in quella zona, però ci hanno permesso di capire, anche noi, di studiare questi sistemi, di capire che è veramente possibile, anche in presenza di pochissima acqua, come in questo caso, o comunque di situazioni in cui è difficile, come vedete per esempio in questo caso, coltivare a terra, anche con mezzi semplici, appunto, coltivare e coltivare anche in maniera produttiva e soprattutto efficiente dal punto di vista proprio della sicurezza alimentare. Dopodiché, negli anni, appunto, intorno al 2000, 12, 2000, no, un po' prima, anzi, 2000, sì, intorno al 2010, ci siamo, come dire, uniti, ci siamo costituiti in centro studi, e un centro studi che ha messo invece al centro dell'attenzione proprio la città, e in particolare proprio la città di Bologna. Abbiamo cominciato a pensare alla città di Bologna come una sorta di laboratorio diffuso dei nostri studi, visto che facciamo studi di fatto
legati a progetti di cooperazione un po' in tutto il mondo, visto che ci ritrovavamo tutti all'Università di Bologna. Giorgio Gianquinto veniva dall'Università di Padova insieme a Francesco Orsini, io invece ero già all'Università di Bologna. Abbiamo cominciato a lavorare su Bologna, insomma, e abbiamo cominciato a concepire proprio la città intera come una sorta di laboratorio a cielo aperto, appunto, un laboratorio diffuso. Perché Bologna, oltre al fatto che tutti lavoravamo all'Università di Bologna, lavoriamo all'Università di Bologna, ma perché Bologna ha una storia estremamente importante dal punto di vista dell'agricoltura urbana, la città degli orti, a Bologna c'è l'orto urbano, diciamo, l'orto comunale più ampio d'Europa, che sono gli orti del Plastro. Ma più in generale la superficie, il numero di orti urbani, i cosiddetti ex orti degli anziani, no? È molto elevato a Bologna, ma poi anche perché Bologna ha una storia più recente, estremamente importante, che è quella dei mercati contadini, inizialmente di Campi Aperti, adesso anche tante altre associazioni, ma comunque dei mercati contadini di vicinanza proprio, no? Quindi mercati legati al territorio, che per la prima volta, forse in maniera forte e anche soprattutto fattiva, mettevano al centro il cittadino. Quindi la conoscenza, il recupero appunto del rapporto da parte del cittadino consumatore, che appunto già il termine consumatore la dice tutta, no? Il consumatore di cibo, che cos'è? Il consumatore di cibo è come fosse un consumatore di un qualsiasi altro prodotto, il che significa che il cibo è un prodotto, una merce, come qualsiasi altra. Questa concezione del cibo come merce, come qualsiasi altra, è appunto un retaggio culturale estremamente negativo, a mio parere, di quella che è stata la rivoluzione industriale in campo agricolo, che ha avuto i suoi motivi storici, che ha avuto anche come dire, la sua importanza, ma che si è portata dietro una serie di problematiche in campo ambientale, ma anche appunto in campo sociale, ma anche in campo culturale, estremamente, cioè, foriere di grandi problemi. Uno di questi è proprio la distanza, come dicevi tu prima, Francesca, del cittadino da ciò che mangia. Ecco, Campi Aperti aveva proprio in quegli anni cominciato, pochi anni prima, cominciato con i mercatini, no? Con i mercatini che credo tutti conosciate, a rimettere al centro la figura del cittadino, non più come semplice consumatore, ma come coproduttore in qualche modo, conoscitore intanto dell'agricoltore, ma anche di nuovi prodotti, della stagionalità, tant'è vero che sono fatte anche tante iniziative, eccetera. Quindi questi erano i motivi. E poi abbiamo cominciato a lavorare anche noi, abbiamo cominciato a lavorare cominciando da come nostra, purtroppo mi verrebbe da dire, abitudine, dalle cose più difficili, per cui quello che abbiamo fatto, il primo progetto che abbiamo fatto a Bologna è stato un orto su un tetto di un edificio di edilizia popolare in via Ganduzio, dove abbiamo cercato di coinvolgere, dove c'erano grossi problemi, come dire, di convivenza tra sia culture diverse, sia vecchi nel senso di originari cittadini bolognesi o comunque italiani, cittadini originari di altre nazioni, eccetera, eccetera. E abbiamo provato a fare questo orto proprio come strumento di conoscenza, Condivisione, non lo so. di integrazione anche, Sì, anche solo proprio di relazionarsi, no? no? L'orto è Certo. un grande strumento di Infatti, relazione questa era una delle tra. domande che ti volevo fare, una delle cose che ci tenevo a far emergere, perché appunto l'orto è un lavoro comunitario, quindi viene spesso utilizzato sia
anche proprio con scopi sociali, cioè quello di o rieducativi o educativi quando ci sono i bambini di mezzo, o come appunto stai raccontando in questo caso, proprio per mettere d'accordo un condominio. Sì, no, ma è uno strumento straordinario da questo punto di vista. Negli anni ci siamo resi conto quanto lo è, sia da un punto di vista della relazione con una natura che spesso abbiamo completamente dimenticato, soprattutto in alcune parti delle città, delle nostre città e anche delle grandi città di tutto il resto del mondo, no? Nessuno vede più una pianta crescere in molte zone, purtroppo. Ma anche di relazione, lo è stato storicamente l'orto da questo punto di vista, l'orto è proprio il punto di incontro fra l'uomo e la natura, a volte di scontro, perché però è anche un punto di incontro, attira immediatamente proprio l'attenzione, talvolta anche un'attenzione poco gradita, diciamo, sono stati anche in questo tetto delle situazioni diciamo non proprio gradevoli con piante tagliate, sistemi, tubi tagliati, eccetera, eccetera, che forse faceva un po' così, invidia, non so bene. Boicottaggi. Però fatto, boicottaggi, sì. Però fatto sta che anche quelli li abbiamo un po' considerati come dei segnali comunque di relazione, no? Dal non salutarsi proprio, già insomma. Boicottarsi è un primo step per arrivare a. È sempre una relazione, È quantomeno. sempre una relazione, uno scontro è comunque una relazione. Prima o poi si arriva a un punto di incontro, diciamo, anche nello scontro. No, lo Spera. dico perché effettivamente in quella situazione ci sono stati anche scontri. No, quello che voglio far notare è che però questi sistemi erano anche sistemi produttivi. Come vedete, si è prodotto, come dire, c'era un titolo in quei giorni, Volano meloni, ecco. Perché? Perché coltivavamo su questa ringhiera appunto anche dei meloni, banalmente in delle bottiglie di plastica, ovviamente con dei sistemi, questo del basilico, assolutamente buonissimo, ve lo garantisco, poi so che ci sarà questa domanda, quindi. Però appunto soprattutto era un modo per incontrarsi, ecco, per socializzare ed è un progetto che ci ha caratterizzato e ci ha fatto partire, ha coinvolto moltissimi studenti, di più generazioni di studenti, poi per motivi hanno ricostruito, ristrutturato quel palazzo, quindi si è fermato, ma da lì siamo partiti con anche altri progetti. Questo, per esempio, è un primo orto, dico sempre che è l'orto urbano più bello del mondo, non fosse altro perché l'abbiamo fatto noi, ma a parte gli scherzi, è un orto sinergico che abbiamo fatto in zona Roveri, quindi in una zona anche qui abbastanza estrema da un punto di vista urbano, no? Una zona Industriale, sì. Periferia. industriale, tra l'altro in crisi, quindi con. Esatto, periferica, in crisi, con tanti capannoni abbandonati, eccetera, ma di questo casomai, se volete, possiamo Ecco, mi viene una parlare. domanda da farti, ma come reclutate, come scegliete o come avviene l'interazione con la popolazione civile? Nel senso che voi siete un istituto di ricerca, quindi vabbè, avete degli spazi che sono del comune, ma come siete arrivati in cima a quel palazzo o in questo caso a questo orto bellissimo, sinergico in zona Roveri? Sì, viene da pensare, un po' accennato, che ce ne andiamo a cercare. No, in realtà siamo ovviamente molto interessati al discorso territoriale in tutti i sensi, anche dal punto di vista, anzi, forse la prima spinta è proprio dal punto di vista sociale. Per cui, per esempio, il caso del Gandusio, dell'orto sul tetto, è stato un casuale incontro con l'allora assessore alla casa che aveva, insomma, ci aveva detto, insomma, io abbiamo questo problema di convivenza in quest'ambito qui e noi abbiamo proposto, perché no, visto che la cosa aveva funzionato molto bene, per esempio, appunto in Brasile e in altri.
in altre zone, proprio la costruzione della comunità a partire dalla condivisione di uno spazio di coltivazione. Aveva funzionato molto bene, appunto, abbiamo imparato proprio dalle esperienze dei paesi in via di sviluppo, dove l'orto aveva una centrale, tuttora aveva già allora anche l'orto urbano una centralità notevolissima, non fosse altro per motivi economici, ma anche più in generale, insomma, ecco. Oppure qui in questo caso è stata una cooperativa sociale che aveva preso sede in questa zona, che aveva cominciato a fare un lavoro proprio su quel territorio e che ci ha chiesto di collaborare su questi terreni, su terreni appunto comunali, e oggi è nato il corridoio ecologico e coltivo di zona Battirame, che è partito proprio da questo orticello che avevamo fatto in collaborazione tra noi, i nostri studenti tirocinanti e i ragazzi della cooperativa sociale. Tra l'altro è stato un incontro estremamente interessante sia per i nostri studenti sia per i ragazzi della cooperativa. Me lo posso immaginare, ovviamente, perché appunto l'integrazione in quel caso era veramente a più livelli, oltre che integrazione, c'era anche l'aspetto appunto educativo e formativo. E passerei al secondo, diciamo, al secondo argomento che abbiamo nel titolo, che è che cos'è Foodee? Perché esiste un sito, esiste questa rete, diciamo, che si chiama Food e di Esatto. cui tu, esatto, sei uno dei promotori e dei fondatori, mi pare, che vorrei che in qualche modo spiegassi, perché appunto le cose succedono, spesso semplicemente non si sa che succedono, perché questa degli orti, io non sapevo che Bologna fosse così avanti nell'agricoltura urbana e che ci fossero tanti spazi, appunto, cioè, l'ho scoperto studiando un po' queste cose per preparare questo incontro, ma effettivamente Bologna è una città medievale in cui non ti immagini che ci sia tanto verde e tanta area coltivata. Poi dopo, quando cominci a vederla così, pensi di poter piantare ovunque, su ogni balcone vorresti vedere pomodori e grappoli di meloni che scendono, però effettivamente questo aspetto, diciamo, della comunicazione è importante farlo sapere, che ci sono le cose. Che cos'è Sì. Foodee? Ma Foodee è un progetto europeo, un progetto Horizon 2020 molto grande, che si occupa, molto grande perché coinvolge 24 diversi partner a livello europeo, ha un budget totale di più di 6 milioni di euro, 21 diverse città, eccetera. È un progetto che mette al centro dello studio proprio della ricerca, proprio i sistemi, quelli che sono stati chiamati City Region Food Systems dalla FAO, che sono proprio quelli che noi chiamiamo i sistemi del cibo città-territorio, sistemi alimentari città-territorio. In sostanza, i CRFS, i City Region Food System, sono l'oggetto, diventano con questo progetto in particolare, l'oggetto di studio per andare poi a sviluppare quelle che sono appunto le politiche, le food policies di cui avete parlato lo scorso incontro. Cioè, le food policies si devono basare ovviamente sullo studio di ciò che c'è a riguardo. Le food policies cittadine, no? Cosa una città, una comunità urbana può fare per, come dire, appunto, cambiare questo paradigma o quantomeno per sviluppare nuove forme di coltivazione, che non siano legate appunto al paradigma esclusivamente al paradigma dell'agricoltura industriale, Industriale, no? della grande distribuzione. No, anche perché io leggevo che i numeri dell'agricoltura urbana sono altissimi, cioè c'è veramente una fetta di popolazione mondiale molto elevata che si nutre e che vive di agricoltura urbana. Quindi non è
come si pensa, faccio tre pomodori appunto sul balcone e con cui non campo un'estate. L'agricoltura urbana è una risorsa importante, molto importante. Sì, assolutamente, anche dal punto di vista produttivo, io sono più, come dire, legato agli aspetti culturali e ambientali, però anche dal punto di vista produttivo, io personalmente, ma anche dal punto di vista produttivo, l'agricoltura urbana e periurbana è estremamente importante, ma più in generale l'agricoltura di piccola scala, quindi necessariamente un'agricoltura di vicinanza in qualche modo, è quella che sfama il mondo in realtà. Cioè, questo pochi lo sanno perché No, è appunto. incredibile, quando vai a leggere i rapporti della FAO, così è veramente quella che sfama veramente il mondo. Quindi non è la grande Esatto. distribuzione o diciamo, l'industria agroalimentare o l'agricoltura industriale che sfama il mondo. Non sono le grandi piantagioni di Esatto, esattamente. soia, non sono le grandi piantagioni di riso o di grano, ma è l'agricoltura urbana. Quindi è Sì, abbastanza. l'agricoltura di piccola scala, diciamo, Sì, quindi esatto. necessariamente un'agricoltura di vicinanza, poi che sia Sì. O propriamente urbana o periurbana. periurbana, sì. Esatto. E sì, quindi questo progetto mette al centro questi sistemi. Questi sistemi che vanno dai già citati orti urbani o mercatini locali, a però, non so, le grandi serre sui tetti che ci sono, che stanno nascendo un po' in tante grandi città, a non so, progetti di apicoltura urbana, quindi produzione di miele, dei prodotti dell'alveare, piuttosto che invece progetti di pesca sostenibile, perché moltissime città, soprattutto nel sud dell'Europa, insomma, che si affacciano sul Mediterraneo, vivono anche dal punto di vista alimentare, la loro sicurezza alimentare è legata alla pesca, che è un settore altrettanto impattante, insomma, fortemente impattante, soprattutto dal punto di vista della biodiversità. E quindi chiaramente ci sono anche questi sistemi che sono di fatto sistemi periurbani in qualche modo per le città che si affacciano appunto sul mare. Il progetto prevede intanto un po' un excursus, un catalogo dei principali progetti di CRFS europei. E poi un sistema di valutazione della effettiva sostenibilità di questi sistemi, perché ancora non sappiamo quali, quanto, in che modo siano sostenibili. E quando parliamo di sostenibilità, ovviamente parliamo di sostenibilità su tre diversi pilastri: quella economica, quella ambientale e quella sociale. Quindi questo sistema andrà a cercare di dare dei numeri, degli indici di sostenibilità a 360 gradi, considerando appunto tutti questi pilastri. Sì, ho visto che ci sono anche dei ristoranti, tra l'altro, che la ristorazione è un altro di quei settori che diciamo, trasforma il cibo e che ha una responsabilità, che dovrebbe, insomma, che in parte, che a volte ha anche una responsabilità divulgativa, perché comunque ce l'ha, che è prevalentemente cittadino, perché in città si trova una concentrazione più alta di ristoranti, e ho visto che nel programma, cioè in Foodie, si trovano anche in realtà in Polonia, mi sembra, in altre zone, che evidentemente aderiscono per vari, cioè con dei progetti Sì. Sì, alla piattaforma, ecco. E che possono essere di sono. esempio, perché da noi ancora questa cosa è molto lontana, purtroppo. Io conosco bene la ristorazione e non sono in tanti a porsi il problema di da dove vengono le materie prime. Cioè c'è tutto un filone di ristoranti, sicuramente tantissimi, che adesso iniziano a lavorare con il prodotto fresco di vicino, addirittura alcuni tipo Crippa che hanno l'orto che è al centro della cucina. Però non tutti sono così e quindi il fatto che ci siano anche dei modi per valutare questa cosa e per mettersi a confronto con altre realtà anche in altre città europee, secondo me è molto importante. No, la ristorazione è un punto importante. Fai questi che accennavi che si possono vedere nel sito www.foodie, cioè con la E finale, punto EU,
Ci sono tutti i progetti pilota, perché appunto il progetto prevede, oltre allo studio, anche l'implementazione di 15 progetti pilota. Alcuni di questi, un paio se non ricordo male, sono proprio dei ristoranti, perché l'aspetto educativo e di coinvolgimento del cittadino, se non lo facciamo in un ristorante, dove lo facciamo, è fondamentale nel progetto, è proprio uno dei punti centrali. Forse nella prossima slot di immagini ci sono alcuni, non ricordo se ho messo anche dei ristoranti, però vi volevo mostrare alcuni dei progetti pilota che stiamo per implementare. Il progetto è iniziato solo da 8-9 mesi e dura 4 anni, quindi non so se riusciamo a mettere le immagini. Vediamo se Samuele mette in... Penso di sì. Seconda slot. Eccola qua. Ecco, questo è un progetto per esempio a Lubiana, in Slovenia, di apicoltura urbana in un carcere. Quindi produzione, a proposito di coinvolgimento, e anche far conoscere ai cittadini poi delle realtà che appunto sono realtà per loro natura, chiuse e sconosciute per lo più. Tra l'altro progetti simili ci sono anche in Italia, ci sono stati almeno in passato anche in Italia, anche al carcere La Dozza di Bologna, dove però purtroppo credo che sia terminato, proprio di apicoltura e di produzione dei prodotti dell'alveare da parte direttamente dei detenuti, e tra l'altro a volte anche in collaborazione con insomma, il personale del carcere. Questo è un progetto estremamente interessante a Lubiana che sta prendendo piede, ecco questo è il Prison Honey, che sta prendendo forma proprio in questi giorni. Queste immagini sono proprio recentissime, sono state fatte vedere nel meeting che abbiamo fatto un paio di settimane fa, quindi siamo proprio in diretta. Qui invece la costruzione di un vero e proprio, come dire, due anzi, palazzi a vertical garden, a vertical farming, quindi una produzione in piena città. Siamo a Romainville, nella periferia di Parigi, una città separata da Parigi, ma che è proprio È una delle quasi attaccate, anzi attaccate. E questo è proprio lo stato attuale, diciamo. E questo è quello che verrà fuori e qui l'aspetto sì produttivo, ma soprattutto educativo, di coinvolgimento della popolazione, eccetera, ovviamente diventa fondamentale appunto con bambini e anche con un punto ristoro in cui si possono consumare i prodotti in quella zona. Qual è il vantaggio? Tra l'altro, tra parentesi, due dei progetti pilota saranno a Bologna. Uno di questi è proprio una vertical farm, più per motivi però di studio e di ricerca, ma anche però produttivi, che sta nascendo proprio nel nostro dipartimento, il Dipartimento di Scienze Agrarie. Qual è il vantaggio di produrre in ambiente urbano in maniera così altamente tecnologica? Beh, i vantaggi sono vari, no? Abbiamo ovviamente intanto una produzione in qualche modo a chilometro zero e quindi da un punto di vista, diciamo, energetico sicuramente abbiamo un grande risparmio rispetto certamente a prodotti, non so, importati da luoghi molto distanti. Ma poi, si diceva prima, c'è un problema di spazi. Ormai le terre coltivate sono sature. Eppure, la popolazione però sta aumentando e aumenterà ancora, soprattutto nelle città. E quindi si risparmia. In questi sistemi si risparmia spazio, si può produrre anche in aree
zone, per esempio i capannoni appunto abbandonati, magari delle zone industriali in cui fino a qualche tempo fa era impensabile coltivare, e soprattutto con questi sistemi che sono sistemi fuori suolo idroponici si risparmia moltissimo acqua, si utilizza il 95% in meno di acqua rispetto a una coltivazione Normale. analoga, quantitativamente analoga al suolo, producendo però 10 volte di più per metro quadrato rispetto a una coltivazione a suolo. E infine, dal punto di vista del consumatore, diciamo così, del coproduttore, se vogliamo cercare di renderci sempre più partecipi come cittadini, abbiamo prodotti, ovviamente, questo non è un fattore secondario, freschissimi, cioè appena Sani. raccolti. E poi hanno anche Come? meno bisogno, sani, e hanno anche meno bisogno e meno, diciamo, tutti i problemi dell'inquinamento delle falde acquifere, tutti i problemi che possono esserci in campo, che magari sono risolvibili a volte no, a volte rilevabili, a volte no, cioè i famosi diserbanti che passano, entrano, oppure le aziende che scaricano nelle falde, quindi insomma l'agricoltura convenzionale ha anche spesso purtroppo questo tipo di problema che. Questo l'abbiamo detto nel primo incontro, tra l'altro quando si è passati al LED per illuminare e si sono abbattuti i costi di energia elettrica in modo incredibile, ha reso veramente queste coltivazioni molto molto convenienti. Ma Assolutamente, anche perché, scusa se ti interrompo, no, anche vai, perché vai, scusa. si usano pochissimi, anzi non si usano pesticidi sostanzialmente, Esatto. diserbanti no assolutamente, ma anche pesticidi, insetticidi no assolutamente, e quindi abbiamo un risparmio da questo punto di vista. E poi i progressi negli ultimissimi anni dell'illuminazione LED sono importantissimi da questo punto di vista, perché stiamo studiando sempre di più, come dire, le illuminazioni ideali per produrre prodotti di qualità, dal punto di vista organolettico, ma anche dal punto di vista proprio della salute, quindi prodotti con alti valori di antiossidanti, alti valori vitaminici, eccetera. E qui si sta facendo passi da gigante da questo punto di vista negli ultimissimi anni, quindi so che c'è, e posso immaginare, perché ce l'avevo anch'io, una certa diffidenza verso Si è bloccato Giovanni. Abbiamo perso la connessione di Giovanni Bazzocchi, vediamo se adesso riesce a ripristinarla. Vediamo un attimo, scusate. Ecco, è tornato Giovanni, ma ok, sei Eccomi. Forse tornato. È rimasto, è risparito per un attimo. è Quindi colpa abbiamo. mia perché vivo in montagna, quindi Hai ho delle una frequenze. connessione non sempre stabilissima. Insomma, devo dire che mi nutro spesso anche di questi prodotti, quindi, perché so come sono, che possono essere, non sempre lo sono, ma possono essere fatti con metodi che garantiscono una qualità del prodotto, anche dal punto di vista proprio appunto della salute e del benessere importante. Alto, certo. E invece scusami, passando oltre, le cose che appunto dicevi si stanno facendo qua a Bologna sono molto, molto interessanti. In realtà i progetti in corso che tu mi hai segnalato sono uno in Palestina e un altro qua a Bologna, anzi due sono a Bologna, Salus Space e quello che a me piace moltissimo che è questo corridoio e Cortivo, che è anche una pista ciclabile in realtà, quindi è un percorso, niente a che fare con la tecnologia che abbiamo appena visto, ma di che cosa si tratta? Allora, forse come al solito, se riusciamo ad andare con l'altro gruppo di L'altro slot, immagini, sì.
Sì, adesso le prime sono appunto sul progetto in Palestina di cui che hai accennato, le faccio scorrere rapidamente, è un progetto in dei campi profughi di palestinesi ed è solo per mostrare come appunto il viaggio dai paesi in via di sviluppo a Bologna ha anche un ritorno e questo è un progetto recentissimo, anzi di cui mi sto occupando proprio in questi giorni, per terzo anno consecutivo, dire la verità, di proprio. E la cosa interessante sono, vedete, sistemi, scuole, centri delle donne, eccetera, dentro nei campi profughi, quindi capite che la densità poi di popolazione in Palestina, soprattutto nella striscia di Gaza, questa immagine si riferisce alla striscia di Gaza, è notevolissima. E anche qui lo volevo accennare, l'orto si è dimostrato a mia totale, con mia totale, diciamo, incredulità, quasi più uno strumento di resilienza, proprio di resilienza sociale, che non, che non uno strumento produttivo. Qual è? Nutrizionale. Di autoproduzione. Ma in quell'ambito lì, proprio una di queste donne mi ha proprio detto: per noi l'orto, questi orti sono anche il momento in cui torniamo un po' alla vita, magari dopo un periodo di guerra, ecco, e torniamo proprio a occuparci della vita. Quindi, ecco, l'aspetto anche qui, È non sono slegati, importantissimo. non No, no, sono è assolutamente importantissimo. slegati. Però, Importantissimo. per venire al nostro progetto che mi sta anche a me particolarmente a cuore, anche perché ci lavoro da diversi anni, e perché abbiamo incontrato ovvie e normalissime difficoltà, è un progetto appunto di corridoio ciclo-eco-ortivo, quindi una pista ciclabile che collega, è già presente, è già stata fatta, collega la stazione Roveri, che è qua, la stazione Roveri della ferrovia suburbana, attraversa la zona Roveri, che è questa zona industriale che i bolognesi conoscono bene. Pensate che la zona Roveri è grande quanto tutto il centro di Bologna dentro le mura, quindi stiamo parlando di un pezzo di città notevolissimo, totalmente grigio, mi verrebbe da dire fino ad oggi, però in realtà insomma in gran parte lo è ancora, ma nella quale c'è, per un buffo errore di progettazione dovuto a un raggio di curvatura calcolato male, sono rimasti due corridoi appunto incolti, lasciati a se stessi, perché si pensava dallo scalo merci, che è questa zona qua che vedete, di far entrare i treni dentro la zona industriale per appunto lo scambio di merci. Poi appunto il raggio di curvatura è stato calcolato male e quindi questi due corridoi sono rimasti per un errore. Talvolta appunto le cose belle nascono anche dagli errori. Il corridoio, quindi abbiamo cominciato a lavorare con la cooperativa Itabeta, che appunto ha preso in gestione una vecchia casa, ha ristrutturato una vecchia casa colonica che era stata insomma abbandonata, poi occupata, poi incendiata, insomma, ne aveva subite di tutti i colori. Subite. Da alcuni anni è una delle sedi operative di questa cooperativa sociale, questa qui, e qui c'è un capannone che appunto oggi ospita dei laboratori artigianali della cooperativa, del ferro, del vetro, del legno, eccetera, eccetera. E questi sono i terreni comunali che sono stati dati in comodato d'uso, in gestione alla cooperativa sociale e sui quali noi stiamo costruendo questo corridoio ecoortivo. Che cos'è? È un progetto di proprio sostenibilità anche qui a 360 gradi. L'idea è quella, l'idea, anzi, la stiamo realizzando, è quella di produrre cibo biologico, per il mercato locale, per il mercato cittadino, quindi produrre ortaggi, ortaggi e non solo, c'è anche un frutteto che è stato proprio in questi giorni, abbiamo fatto il trapianto di, adesso non ricordo, alcune centinaia di piante da frutto, e quindi c'è la parte produttiva che è appunto
ci dovrebbe garantire, ci garantirà anzi, la sostenibilità economica del progetto, ma accanto a questa c'è la parte ecologica, intesa nel doppio senso di, vedete, questa è una famosa, le famose autostrade per le api, no? Sono state molto pubblicizzate. Ecco, ci saranno, stiamo progettando, stiamo realizzando delle zone incolte, o meglio, non occupate dalle colture produttive, ma da fiori, piante che attirano insetti utili, e cioè in particolare impollinatori, quindi le api, o meglio, gli apoidei in generale, perché non ci sono solo le api Il da miele, ma bombo. anche esatto, Il bombo moltissimi è apoidei, utilissimo. selvatici, assolutamente utilissimi, anzi indispensabili, e purtroppo in grande crisi Difficile. demografica, in grande Sì. crisi ecologica, ma anche predatori di insetti dannosi come le coccinelle, come i sirfidi, come parassitoidi appunto degli insetti dannosi. Ecco, quindi teniamo insieme sia l'aspetto ecologico legato alla produzione, quindi praticamente delle infrastrutture che ci permettono di coltivare, naturali, che ci permettono di coltivare in maniera sostenibile, in maniera biologica, utilizzando appunto i predatori, i parassitoidi, eccetera, che ci sono nell'ambiente ed attirandoli lì tramite queste infrastrutture, ma anche dall'altra parte cominciare a fornire un sistema, un prodotto, diciamo, dell'ecosistema, in questo caso, alla città, e cioè aumentare appunto la popolazione degli insetti utili, degli impollinatori, eccetera, eccetera, i famosi sistemi. Integrati. Come? Integrati. Sì, che appunto forniscono un servizio, servizi ecosistemici, non mi veniva, forniscono un servizio alla comunità. Dopodiché, se, no, aspetta, che, ecco, queste sono alcune immagini appunto del corridoio eco-ortivo che stiamo realizzando. Questa è una parte ortiva. Qui, appunto, questa è un'immagine proprio di qualche Un giorno fa, non più di 2 o 3 giorni fa, è la piantumazione del frutteto. Ci saranno poi degli hotel delle api, cosiddetti. Ci saranno ovviamente, siccome questa pista ciclabile speriamo che sarà molto frequentata, ci saranno ovviamente una cartellonistica che spiegherà un po' tutto il progetto. E ovviamente sono in corso degli studi da parte di studenti, di miei studenti, su appunto la biodiversità, sia dal punto di vista botanico, ma soprattutto dal punto di vista appunto degli insetti utili. Quindi stiamo campionando un po' quello che c'è già da un paio di anni e quello che ci sarà, sperando di aumentare effettivamente questa frazione di insetti che sono fondamentali. Ma qual è Sì. l'idea che è alla base di questo corridoio ecologico? L'idea alla base di questo corridoio ecologico è un'idea, cioè, non volendo enfatizzare, ma insomma in qualche modo rivoluzionaria, cioè quella di creare un parco diffuso cittadino agroecologico, cioè che metta in contatto tutte le aree coltivate e naturali, verdi della città, e naturali, parchi, eccetera, eccetera, che li metta proprio in collegamento ecologico, quindi una connettività ecologica, una sorta di rete ecologica in ambiente urbano, che possiamo immaginare così, come una sorta di parco naturale al contrario, ovviamente la matrice è grigia nella città, ma la possiamo attraversare, ed è fondamentale attraversare la città, con dei corridoi appunto ecologici, dove però ci sia anche l'aspetto produttivo, quindi legato al cibo, perché è fondamentale. Perché sono fondamentali i corridoi ecologici? Per esempio in una città come Bologna. Perché Bologna ha una grande biodiversità nella zona sud, nella zona collinare, e ha una sorta di deserto nella zona
invece al di Nord. là della via Emilia, di pianura, perché è una zona fortemente sfruttata dal punto di vista agricolo e anche dal punto di vista industriale, e dove abbiamo un deserto dal punto di vista della biodiversità. E attraversare la città con dei corridoi ecologici di questo genere aiuta, speriamo, aiuterà nel corso degli anni ad aumentare la biodiversità in tutta la regione, intesa in senso lato, non necessariamente Tutta dobbiamo l'area essere comunque. regionalisti. No, no, in Esatto. tutta l'area. Ti interrompo solo un secondo per dire che se ci sono delle domande si possono fare nella chat sia su YouTube che su Facebook, anche perché mancano pochi minuti, quindi volentieri se ci sono domande risponderai e risponderemo. Un'altra cosa che mi preme chiederti invece, una domanda che ti vorrei fare io, è appunto l'urbanistica, come risponde il comune e come risponde l'urbanistica a questi progetti, cioè c'è un lavoro di sinergia? E questa è una domanda. Seconda domanda che vorrei fare io è come si fa a partecipare attivamente a questi progetti come cittadini? Cercherò di essere brevissimo, anche se sarebbe lunga da raccontare. Il rapporto col comune e con gli enti locali è fondamentale, ovviamente, in tutti questi progetti, ma in particolare se poi vogliamo ragionare in termini appunto di tutto il territorio urbano e nel nostro caso anche il metropolitano, quindi molto ampio. C'è un ottimo rapporto con, finalmente nel corso degli anni si è sviluppato un ottimo rapporto con alcuni, con alcuni enti, in particolare con alcuni quartieri. Lavoriamo molto, stiamo lavorando molto con il quartiere Savena, ma anche con altri quartieri, abbiamo lavorato molto bene. È sempre molto difficile perché chiaramente. Non sono temi facili, non sono temi facili in termini, c'è sempre un po' il discorso, no? Mettere le mani avanti, sì, ma come li sosteniamo economicamente? Non c'è un soldo, eccetera, eccetera. Ma, ed è per questo che poi l'aspetto anche del cibo è fondamentale, non solo dal punto di vista culturale, dal punto di vista, ma anche proprio di sostenibilità economica. Foodie, il progetto si prefigge proprio di studiare quanto siano sostenibili questi progetti anche da un punto di vista proprio della capacità di dare lavoro, della capacità di sostenersi economicamente. E siamo ancora all'inizio, siamo ancora veramente alla preistoria purtroppo di questi, ma dobbiamo darci una mano. E darci anche una mossa, questo di sicuro. Dall'altra parte, l'altra domanda è come partecipare. Beh, adesso non facciamo forse in tempo a parlarne stasera, però c'è un altro progetto a Bologna che è appunto il progetto Salus Space, che è un progetto più di costruzione proprio di comunità nel quartiere Savena, suggerisco di andare anche lì a vedere il sito che è salusspace.eu, perché anche questo è un progetto europeo, però sta nascendo proprio in questi, anche questa, proprio in questi giorni la comunità degli abitanti di questo posto, di questa zona, e l'aspetto ovviamente agricolo e ambientale è fondamentale e ovviamente questo progetto è aperto a tutta la cittadinanza, chiunque abbia voglia di venire e cominciare a vivere questo posto, perché sarà un posto in cui ci saranno degli abitanti, ma sarà un posto assolutamente aperto in cui si faranno tantissime cose. Lo E stesso vale infatti. anche per il progetto del corridoio ecologico, se qualcuno vuole essere, come dire, contattato, volesse partecipare, ovviamente c'è la possibilità, lì si può contattare, c'è una pagina Facebook che si chiama Corridoio della biodiversità, ma c'è anche il sito di Eta Beta con tutti i contatti, ma partecipare, secondo me, si può partecipare tranquillamente facendo un piccolo orto, magari molto biodiverso, quindi con elementi di biodiversità nel proprio terrazzo, nel proprio balcone, nel proprio, come dire, se si ha Spazio giardino. all'aperto. Anche piccolo spazio, come avete visto, si può coltivare, se si può coltivare
Gaza, sui tetti, si può coltivare veramente ovunque. Ovunque. Chiede Andrea se lui è un sericoltore, negli anni 90 portava avanti produzioni idroponiche, chiede se gli impianti acquaponici o il vertical farming ha dei costi di investimento molto alti, ma un po' è la risposta che hai dato tu adesso, nel senso che se si fa a Gaza con le bottiglie di acqua è evidente che dipende da che cosa si vuole produrre, da quanto si vuole produrre, ma forse ci sono anche No, delle certo. possibilità economiche. I sistemi, diciamo, i sistemi per l'autoproduzione o per la produzione di piccole per la piccola comunità si possono fare ovunque. Credo che la domanda, essendo un sericoltore, Andrea, sia più per sistemi proprio produttivi in più ampio, diciamo, scala. I costi non sono poi così elevati, stanno diminuendo notevolmente, ma soprattutto c'è un grande interesse, sì, impianti di grandi dimensioni, c'è un grande interesse e quindi mettendosi insieme con altri, eccetera, eccetera, Andrea, se sei di Bologna, dintorni, ti consiglio di contattarci al Rescue Centro Studi, o anche c'è un'associazione di ragazzi che sono usciti poi dalla nostra facoltà in parte, da altre facoltà, che si occupa proprio di acquaponica, si chiama Aquaponic Design, e fanno sistemi acquaponici e insomma si può ragionare sia in termini quantitativi che qualitativi, insomma ci sono molte possibilità in questo momento. Ah, opera in Sardegna. In Beh, Sardegna, comunque. esatto. Beh, insomma, ci si può sempre arrivare, sempre in Italia, sempre, anzi, adesso Sì. cosa? Ah, io ci vado sempre volentieri in Sardegna. Tu. Purtroppo adesso non ci vogliono, giustamente, perché sono zona bianca, Esatto. beati loro. Bene, senti, io direi che appunto le cose da dire sarebbero tantissime, io ho trovato tutto molto interessante, spero che sia interessato anche le persone che erano collegate con noi e ringrazio Giovanni Bazzocchi, se vuoi dire qualcos'altro parla ora. No, o mai più. No, Mai più. no, anzi spero che si rimanga in contatto. No, non ho altro da aggiungere, soprattutto perché abbiamo già parlato abbastanza, diciamo. Poi. Forse possiamo magari dare in chat i riferimenti dei siti di cui abbiamo parlato, che sono Rescue Hub, Foodie Guarda, e il li posso scrivere corridoio. anch'io, forse. Esatto, così magari chi vuole andare a vedere poi ritrova informazioni e trova tutti i contatti per eventualmente chiedere maggiori informazioni, approfondire l'argomento. E io ringrazio, ecco qua, Salus Space, esatto. Ringrazio tutti per l'ascolto, ringrazio Cubo per l'opportunità sempre bella di poter parlare di cose interessanti con persone interessanti come Giovanni Bazzocchi, come Andrea Magarini e Agnese Codignola, come quest'anno. E un'altra domanda, aiuto. Sostenibile, sono state valutate possibili sinergie fra i progetti di orticoltura urbana e quelli di comunità di energia rinnovabile. È molto interessante questo. Siamo all'inizio, non ancora che io sappia nel progetto Foodie, però secondo me è un tema estremamente interessante, perché ovviamente alcuni sistemi hanno bisogno di energia, cioè, o meglio, sono state valutate assolutamente, le serre sui tetti sono alimentate da ovviamente dai pannelli fotovoltaici, eccetera, eccetera, però sì, è un tema che bisogna sviluppare anche nei paesi in via di sviluppo, proprio in Palestina, per esempio, questo discorso qui è estremamente importante. Bene, direi che forse non ci sono più domande, abbiamo un po' sforato e quindi vi saluterei. Grazie mille di tutto, grazie Giovanni e Grazie speriamo al prossimo anno o alla prossima edizione di questa rassegna. Grazie. a voi. Grazie a voi, buona serata. Buona serata.